Un saluto cari amici di Extreme Hardware, quest'oggi parliamo di schede video e lo facciamo andando a vedere più da vicino la Asus ROG Strix RTX 2060 in versione overclockata. È una scheda video dotata ovviamente di GPU Nvidia RTX 2060, dotata di 6 GB di memoria RAM GDDR6 avente un memory bandwidth da 192 bit. Cosa differisce dalla versione reference? La versione reference ha una frequenza di funzionamento della core pari a 1680 MHz in fase di boost, mentre in questo caso partiamo da 1830 MHz per poi poter passare al profilo overclockato grazie al GPU Tweak 2. Passare a 1860 MHz. Oltre a questa caratteristica, ovviamente il layout è personalizzato, abbiamo tre ventole per la dissipazione del calore e un dissipatore dotato di tecnologia Max Contact, ovvero un dissipatore tirato a lucido e stralappato che consente di eliminare quelle micro sacche d'aria che vanno a inficiare lo scambio termico tra la GPU e appunto il dissipatore. Ovviamente più è tirato a lucido e migliore è lo scambio termico. Le ventole sono dotate di tecnologia 0 decibel, sotto i 55 gradi di temperatura rilevata le ventole si fermano completamente, sono ormai soluzioni presenti in praticamente tutte le schede video in commercio, solo che ogni azienda chiama questa tecnologia con un proprio nome. È dotata di connettori 8 pin più 6 pin e ovviamente luci RGB che possono essere personalizzate grazie all'Aura Sync. Parlavamo di frequenze, grazie appunto al GPU Tweak 2 possiamo andare a modificare questo parametro e possiamo andare a scegliere tra due profili già preimpostati, ovvero quello standard che è il profilo gaming e il profilo overclock. Il profilo gaming è appunto quello che spinge la GPU a 1830 MHz, mentre la versione overclockata arriva a 1860 MHz. Sono 30 MHz di differenza che all'atto pratico praticamente a livello di performance fanno cambiare poco o nulla, mentre invece dalla versione reference abbiamo un salto da 1680 a 1830 appunto MHz, e in questo caso la differenza che abbiamo percepito è leggermente più elevata. Ovviamente tramite il GPU Tweak abbiamo anche notato che c'è una curva per quanto riguarda la frequenza di funzionamento che permette alla scheda di raggiungere frequenze in automatico pari a circa 2 GHz. Infatti in fase di test abbiamo raggiunto i 1950-1960 MHz, che sono oltre appunto, sono circa 150-160 MHz oltre la frequenza di boost standard, che è appunto 1830 MHz. Abbiamo provato anche con la versione reference, con le frequenze reference, e abbiamo notato che in questo caso da 1680 MHz siamo passati a 1810-1830. Quindi anche in questo caso c'è un gap dall'impostazione che andiamo a mettere noi, però la differenza rimane la stessa e pertanto all'atto pratico la differenza di frame rate notato tra la versione reference e la versione overclockata, appunto questa, è di circa il 6-7%. In tutti i casi noi abbiamo fatto i test usando tre risoluzioni, la 1080, la 2560x1440 e una risoluzione in 21 noni 3440x1440. In tutti i casi, con tutti i test, a partire dai DirectX 11 ai DirectX 12, quindi The Division 2, abbiamo testato Battlefield 5 e altri giochi, in tutti i casi anche con la risoluzione più alta e con il massimo dei dettagli siamo riusciti a giocare senza problemi a praticamente tutti i titoli. Ovviamente nei giochi più recenti abbiamo un frame rate leggermente più basso
ci avviciniamo intorno ai 50-60, ma sono comunque dati che ci consentono di giocare senza problemi a tutti i titoli. Parliamo un attimo del prezzo di questa scheda. È una scheda che costa 455 euro su Amazon. Come molti di voi sapranno, da poco sono state immesse sul mercato le versioni super di queste schede video. Anche Asus stessa ha la ROG Strix 2060 Super in versione overclockata, oltre che la liscia, sarebbe la controparte di questa scheda, ma in versione overclockata. Cosa cambia? Le versioni super sono dotate di 8 GB di RAM invece che 6. Abbiamo un memory bandwidth che passa da 192 bit a 256 bit e i CUDA core che passano da 1920 di questa versione ai 2170 della versione super. Noi non abbiamo ancora avuto modo di testare la versione super, ma da quello che abbiamo visto online la differenza dovrebbe essere di circa il 15% in più, ovviamente, per la versione super. Versione super che costa 80 euro, scusate, in più su Amazon. Infatti la versione ROG è acquistabile su Amazon per circa 530 euro. Ora, se avete la possibilità di spendere quei 30 euro oltre i 500, vi consigliamo di andare direttamente sulla versione super. Se volete invece acquistare una scheda video stando sotto i 500 euro, allora questa ROG Strix RTX 2060 in versione overclockata può essere la scheda che fa per voi, perché appunto vi consente di giocare a tutti i titoli presenti in commercio senza assolutamente nessun problema. Troverete in descrizione qui nel link, appunto in descrizione, tutti i test, l'articolo con tutti i test relativi a questo prodotto, con appunto tutti i benchmark effettuati, le foto e quant'altro. Rimanete sintonizzati sul nostro canale di YouTube e seguiteci anche sui social, perché arriveranno dei gadget per coloro che appunto ci seguono. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware un saluto. Ciao ciao.